Sinistra, Antonio Pizzinato, Giovanni al centro, io dall'altra parte, è la presentazione di questo libro che si chiama Resistenza senza fucile. Perché è importante? Perché c'eravamo noi, sì, certo, mi sono tolto anche il gusto di dire alla mia estrema destra c'è segretario emerito della CGIL, Antonio mi fece un gestaccio, la cosa finì lì. Però perché Resistenza senza fucile è importante come testo e come elaborazione? Perché in modo esplicito, in questa situazione, Giovanni pone il problema di un punto di vista da assumere all'interno di un tempo, che è questo nostro, in cui mancano dei soggetti forti, dei soggetti collettivi, qualcuno che si possa far carico della presa in posizione per portare una situazione politica verso un obiettivo. Vale per questo testo, la resistenza senza fucile, vale anche per il lieto annunzio del Bocco, la Madonna che dimenticava a casa il rosario. È l'unica Madonna che non propone sfacedi, che non invita penitenze, che è una Madonna che compare a questa veggente che poi ha sposato uno di noi, una clista, e dice: sono venuta per portare un po' di sorriso, un po' di allegria. Alla faccia, finalmente. Una vergine sorridente. Vale per questi due libri perché nel lieto annuncio del Bocco c'è in realtà anche una parte di rivisitazione di quella che è la presenza dei cristiani nel sociale. Facendo tesoro di tutta una serie di cose che sarebbero state nell'altra parte, ma che il tempo ci costringe a saltare, che è il passaggio progressivo dallo fascio del mondo cattolico tradizionale, al tema dell'ispirazione cristiana, al tema della vita cristiana, al tema della spiritualità come chiave che innerva lo stare in pubblico e anche al fare politica. Ora, vale questo modo di vedere le cose, anche quando le cose sono complicate e tristi, vale per il prossimo romanzo che uscirà, l'ultimo che pubblicheremo, il primo postumo, di Giovanni, è un romanzo sulla morte. Vale per il testo che lui e io stavamo scrivendo, che mi trovo a concludere da solo, mi serviranno ancora circa 3 mesi, che ha come titolo I due gesuiti ed è una lettura in parallelo di Carlo Maria Martini e Jorge Mario Bergoglio. È un punto di vista, la costruzione di un punto di vista che serva alla nostra tendenza, oltre che, suppongo di poter dire, alla nostra organizzazione, all'interno di un contesto dove a dominare qualcosa che ormai si può chiamare tranquillamente situazionismo. Qui si tratta di tornare alla lettura profetica di Debord, contenuto in un testo pre-68 francese, La società dello spettacolo. L'avevamo sempre interpretato come una descrizione dell'epoca in cui dominava la televisione. Non è vero. Questa è la descrizione del momento attuale, in cui qualcuno stamattina parlava di idoli che attraversano il mondo dell'Europa. Beh, questi idoli sono anche in rete, sono anche molto diffusi. Credo che Facebook sia uno che li ospita come spazio, è un grande vuoto frequentato anche, e dico anche, da molte idolatrie. Qual è il dovere dell'ora? Per noi è facile continuare, è facile dirlo, è difficile farlo. È continuare nell'elaborazione di un pensiero. Se posso dirlo, trovo le acri ultimamente, da un po' di anni, un po' disperse su questi fronti. Si tratta di darsi degli strumenti, esistono i circoli d'Ossetti, credo che ci dovremmo lavorare un po' intorno. Ci ritroveremo, l'ho detto prima, come gruppo innominato, i ragazzi di Piazza Petazzi, là a Piazza Petazzi, dove Giovanni ha sempre scelto di abitare. Giovanni è uno di quelli che magari avrebbe potuto permettersi un palazzo piuttosto che non una villa, no, è sempre stato in Piazza Petazzi, al centro di Sesto San Giovanni, là dove un tempo c'era il vecchio comune, là dove c'erano i comizi delle grandi forze popolari, quando i comizi si facevano le forze popolari c'erano pure. È sempre stato lì, perché lì lo chiamava anche un lascito particolare, e qui chiudo, con un episodio. Siamo a casa mia, Giovanni è da poco presidente nazionale, delle Acliero, una domenica a pranzo, c'erano lui e Silvia, e si trova a ricordare come nel momento della morte di suo padre,
padre Giovanni muore giovane, ha frequentato gli Alto Forni. A un certo punto questo signore, apparentemente anziano, ma più giovane di me in questo momento, alza il dito e gli dice: Giovanni, in dialetto sestese, te raccomandi le associazioni, tradotto, ti raccomando le associazioni, quelle che ci stanno intorno, tra queste le ACLI, la società cattolica, quelle che sono sul territorio, il sindacato. E Rachele, mia moglie, dice: beh, allora tuo papà in questo momento è contento. Giovanni ci pensa un momento, poi dice: beh, credo di sì. Non abbiamo detto tutto, del resto era impossibile e non mancheranno altre occasioni. Vorrei concludere anch'io con un ricordo che peraltro Giovanni mi disse a voce, ma è stato più volte pubblicato. Lui alla fine degli anni Ottanta era già presidente nazionale, si trovò al capezzale di Monsignor Filippo Franceschi, che all'epoca era vescovo di Padova, roso da una malattia che lo stava consumando, che era stato uno dei protagonisti del concilio dell'epoca conciliare e che Giovanni considerava un maestro, e gli disse appunto: ora tu te ne vai e non abbiamo più maestri. E Monsignor Franceschi gli rispose: sarà ora che incominciate ad arrangiarvi da soli. Anche con Giovanni: sarà ora che incominciamo ad arrangiarci da soli. Non è mica facile, però dovremmo provarci. Grazie. Thank you.